Siamo a Vicenza, oggi è stata una giornata importante per il Comitato Regionale Veneto perché qui a Vicenza c'è la nuova sede del Comitato, uffici nuovi, più spazio, più opportunità per i circoli per trovarsi e anche per venire qui e dialogare con la federazione. Abbiamo sentito, ci ha rilasciato l'intervista il vicepresidente della FIT Gianni Milan, sentiamo cosa ci ha detto. Oggi si riparte una nuova era per il Comitato Regionale Veneto, nuovi uffici e anche nuovi stimoli. Sì, soprattutto nuovi stimoli. Come ho detto prima durante l'inaugurazione, penso che sia il Presidente che i consiglieri hanno una sede, oltre che bella e capiente, una sede dove devono mettere molto entusiasmo e molto lavoro, perché in questo momento di grande movimento, di numeri che sono sempre più importanti, bisogna essere sempre più vicini ai circoli di tennis, che hanno bisogno di essere informati, hanno bisogno di avere formazione anche dal punto di vista di cultura e di sapere qualcosa di più di quello che sta succedendo nel mondo del tennis, formare anche i maestri, tutti gli istruttori e reclutare ufficiali di gara e reclutare arbitri di sedia, perché effettivamente è uno sport che sta avendo numeri importanti, tanti tornei, però siamo un po' scarsi per quanto riguarda tutto quello che è il mondo esterno rispetto al giocatore, quindi dobbiamo reclutare parecchie persone e quindi questa è una sede che si presta a questo per poter fare questi corsi e poter sempre di più dare interesse anche a ragazzi che fanno università, che magari hanno bisogno di poter prendere qualche diaria giornaliera per pagarsi gli studi, magari piuttosto di fare il cameriere dalle 8 di sera alle 2 di notte, fare 5-6 ore di arbitro, magari prendendo qualcosetto in più, può essere più interessante. Sì, anche un mondo molto più stimolante, ovviamente, ci sono delle belle cose da vedere, anche un bel ambiente. E avete parlato di due concetti, prima di cultura e avete parlato anche ce lo meritiamo. Sì, è di cultura perché è chiaro che i dirigenti di circolo in questo momento hanno bisogno di essere consigliati perché ormai gestire un circolo è diventato difficile sia per le responsabilità che un presidente ha in termini fiscali, in termini di responsabilità vere e proprie, in termini anche di progettualità di quello che deve fare un circolo, sia dal punto di vista di comunicazione, di propaganda per far sì che sempre più persone vengano a giocare al circolo e anche per quello che devono fare dal punto di vista organizzativo, su quale torneo puntare, su quale data, e quindi i nostri consiglieri e i nostri delegati provinciali sono pronti per poterli aiutare, quindi questo è quello che noi vogliamo come federazione. Quindi siete una federazione di servizio a servizio dei circoli? Certamente, il compito di un dirigente periferico è proprio questo, è di conoscere bene tutti i circoli e ed essere un supporto importante in termini culturali e culturali, dico sapere il regolamento, sapere quando noi siamo una federazione in continua evoluzione, quindi è chiaro che cerchiamo di fare sempre delle cose per il bene del tennis, quindi cambiano anche delle regole e anche questo, quando cambi le regole devi informare le persone. È chiaro che c'è un sito dove viene comunicato tutto, però l'approccio umano, l'approccio di persona è completamente diverso, quindi è chiaro che è molto più facile capire.